Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al settore giovanile dell'Arezzo e all'Arezzo Calcio Femminile, un campionato femminile che è fermo, questa è la prossima settimana, anzi il prossimo weekend, e poi per quanto riguarda il calcio giovanile abbiamo seguito i giovanissimi B professionisti regionali, questa sera invece, anzi abbiamo seguito i giovanissimi B professionisti, abbiamo qui invece i giovanissimi B regionali con Stefano Saviotti che è il loro mister, buonasera, e poi li conosceremo, non so se ci siamo già visti l'anno scorso. Ci siamo già visti? No, sono tutte novità. E poi abbiamo Sara Brundo che è una giocatrice dell'Arezzo Calcio Femminile che è arrivata qui da pochissimo, un mese, da quant'è che sei qui? Un mese. Allora lei gioca sia nella primavera ma è stata sempre convocata anche per quanto riguarda la prima squadra, non si dovrebbe dire l'età di una ragazza ma insomma, si può dire nel calcio, nel classe 98, giusto? Classe 98, quindi ha un'età che può essere diciamo impiegata sia per quanto riguarda la primavera che la prima squadra, infatti hai debuttato in Coppa Italia anche, giusto? E anche in campionato tra l'altro con un gol, adesso ne parleremo subito dopo. Io ripartirei intanto dalla classifica, visto che il campionato era fermo, dalla classifica che ci ripropone Riccardo Buffetti, che saluto, un Arezzo primo in classifica e che questa pausa è arrivata proprio in un momento in cui ci si può cullare, no, con questa prima posizione. Poi è arrivato al momento sbagliato perché un Arezzo stava conseguendo risultati positivi con un pareggio ottenuto contro il Florenza che è simile a una vittoria. E le altre partite tutte vinte, sicuramente un inizio di campionato che non ci si aspettava. Attualmente troviamo Arezzo primo classifica, una sosta tratto di 2 settimane che probabilmente smista anche un po' gli equilibri. Deve essere bravo adesso il mister Lorenzini, come dicevo anche nella scorsa puntata, a riuscire a mantenere la stessa concentrazione delle ragazze per poi per quando ci sarà poi si inizierà a giocare. È vero che diciamo quando inizieranno non ci saranno grandissime sfide sulla carta, tra Pisa, l'Arezzo e poi andare in casa contro Massana Buero nel giro di pochi giorni. Sono 2 squadre che attualmente hanno conquistato pochi punti, mi sembra a Pisa addirittura nessuno, quindi nella carta sono 2 sfide da 6 punti, potrebbero essere 2 sfide da 6 punti. Come ti sembra questo inizio? Insomma, un inizio molto brillante, no? Sì, sta andando bene questo inizio e niente. Sto giocando sia in primavera che in Serie B e niente. Tu vieni dalla Fiorentina, se non ho capito bene. Quindi giocavi a Firenze. Ecco, che ambiente è quello della Fiorentina? Ecco, per una ragazza così giovane? No, vabbè, molto bello, cioè, era molto organizzato e niente. Ho giocato là 2 anni, poi sono venuta qui perché cioè, l'Arezzo è importante. Una società molto interessante, quindi c'è un bel progetto dietro, insomma. Esatto. E ti sei trasferita proprio qui, quindi è una scelta di vita anche, no? Da un mese, quindi vai a scuola qui ad Arezzo, fai tra l'altro un liceo sportivo. Quindi insomma, lo sport della tua vita è importante, è essenziale. Ma la passione per il calcio quando nasce? Allora, io a 9 anni sì. Ho cominciato a giocare a calcio perché mio papà allenava squadrette, io quindi... Squadrette nel senso del posto, insomma. Sì, mi faceva l'allenatore e mi portava sempre con sé e quindi io mi sono appassionata e ho iniziato a allenarmi, mi ha iniziato, lui è stato il mio primo allenatore. Quindi avere il papà come allenatore insomma, è una bella cosa. Quindi quando hai iniziato a giocare sarà stato contentissimo. Esatto, sì, però all'inizio non voleva. Non voleva, perché? Perché... diceva che non era uno sport adatto, però poi ha capito che volevo proprio giocare e quindi niente, ho iniziato, mi ha iniziato a allenare. E da lì insomma hai vinto questa resistenza, sei arrivata qui all'Arezzo, tra l'altro c'è stato subito un gol nella... Sì, sabato ho giocato, abbiamo vinto 1-0 contro il... Lucchese, Lucca? Sì. Contro il Lucca. È stata una bella partita. E hai fatto gol? E ho fatto gol. Partita. Gol partita. E com'è stato questo gol? Così, è venuto. Ero nel momento, nel posto giusto e è venuto. Ah, quindi proprio ti hanno messo la palla davanti. No, in pratica il portiere ha respinto e io ho tirato, ho fatto gol, ero davanti lì. Bello. E quindi ecco, speri anche di ritagliarti uno spazio nella prima squadra? Ma io spero di sì, se continuo a giocare così, a impegnarmi e
a lavorare sodo, un giorno giocherò anche in prima squadra. In prima squadra. Ecco, è importante poi, no, Riccardo, avere, ecco, anche la possibilità di poter far crescere, ecco, una ragazza come lei. Intanto l'Arezzo è un progetto che ha sposato da diversi anni, quello di far esordire in prima squadra e dare continuità anche alle ragazze della prima squadra che giocano anche in primavera. Non a caso negli scorsi campionati Serie B, Serie C c'erano delle ragazze che quest'oggi sono dei pilastri della squadra, come Zeghini, come Baracchi, che si alternavano tra i due campionati, riuscivano il sabato ad andare in primavera, domenica in prima squadra, e ottenevano anche dei buoni risultati per entrambe le categorie, e abbiamo visto quest'oggi che sono l'ossatura portante della squadra, quindi un progetto che sta continuando nel migliore dei modi. E tu ti alleni di solito con la primavera o con la prima squadra? Con la prima squadra, quindi sei a contatto anche con le veterane, ecco, com'è il rapporto magari con le giocatrici più anziane, come sì, sì, anziane tra virgolette, calcistica. È un bel mix di giorni. Poi questo mister che è arrivato, che è stata una novità anche lui, insomma, sì. Direi che è stato un innesto straordinario per il momento, no? Sì, sì, ci sta insegnando tanto. Ecco, Riccardo, un tuo primo giudizio al di là dei risultati, che ovviamente danno assolutamente ragione a questa svolta tecnica, ecco, come ce lo descrivi, Max Lorenzini, allenatore? Abbiamo già visto anche la squadra in campo rispetto all'anno scorso, ben messa, che non butta via il pallone, ma preferisce giocarlo e aspettare il tempo giusto per poi cercare la giocata. Quindi, sicuramente ha trasmesso alla squadra più pazienza, più fiducia nei propri mezzi, perché abbiamo visto anche molte giocatrici che l'anno scorso magari facevano fatica nel campionato Serie B, quest'anno iniziare con un altro piglio la stagione, quindi più concentrate, riescono a mantenere la concentrazione più che altro, e questa è la cosa che probabilmente l'anno scorso mancava alla squadra fino al 90esimo, fino all'ultimo minuto di recupero. E attualmente sta facendo, questa cosa che sta facendo la differenza. Il mister ha avuto occasione anche di parlarci prima delle partite, durante le interviste, si è immerso in questa, diciamo, in questa atmosfera molto serenamente, si è ambientato benissimo e ha trasmesso alle ragazze proprio la sua idea di gioco, quindi quella che ho detto finora. E quindi, insomma, si vede già in queste prime giornate. Tra l'altro, dicevi appunto, i prossimi impegni potrebbero essere forieri, no, di un filotto? Sì, magari potremmo continuare a vedere Arezzo in testa al campionato per altri giorni, altre settimane magari, perché come dicevo dovrò andare a Pisa che attualmente è ultimo con 0 punti in classifica, mi pare, e quindi sulla carta potrebbe essere una sfida davvero molto ghiotta per l'Arezzo. E poi il 1° novembre giocheranno qua in casa contro Molassana Buero, che ha giocato le scorse partite contro Grifo Perugia, contro Lavagnese, le ha perse entrambe, quindi statisticamente potrebbe essere un'altra gara favorevole all'Arezzo, o potremmo, perché no, vederla ancora in testa alla classifica. Ecco, sei d'accordo che diceva prima Riccardo che la sosta, no, quando arriva in un momento magari in cui le cose vanno bene, può essere uno svantaggio? Esattamente, sì, perché la concentrazione potrebbe anche cambiare, quindi noi dobbiamo mantenere la concentrazione, bisogna stare attenti su questo, bisogna concentrarci di più e niente, essere preparate per il fine settimana. Sì, perché poi, insomma, la concentrazione in tutti gli sport, ma in questo no, perché poi basta quell'attimo che può essere, tra virgolette, fatale, magari quando anche si pensa che l'avversario, no? Sì, ma l'abbiamo visto anche nella partita scorsa contro il Perugia. Una gara praticamente perfetta, tenuta bene nell'arco di 90 minuti, ma dove nelle prime sbattute difensive già davi l'occasione all'avversario per poter provare la conclusione o cercare il pareggio. Sicuramente dovrà essere bravo il mister a riuscire a far rimanere, dare continuità alle ragazze, e quindi in questa continuità farle anche rimanere concentrate, riuscire a farle rimanere concentrate alla squadra, ogni singolo giocatore, fino alla fine, perché in Serie B ogni piccola sbavatura viene poi punita, come abbiamo visto anche nella scorsa stagione. Una curiosità per concludere questa parte, ecco, sul liceo sportivo, che cosa studi? Che cosa fate? Allora, no? Si fa tanto sport. Sì? Cioè durante le ore la mattina, infatti... Si fa un giorno tutto sport. Sì? Sì, e poi niente, matematica, italiano, però più che altro è basato sullo sport.
Quindi dal punto di vista proprio pratico, sì. Quindi fate un po' tutti i vari sport? Sì, sì, fanno tutti gli sport. Qui quando esce il calcio, no, esce... Sì, però ancora si deve mettere in pratica, cioè ancora non si iniziano tutti gli sport, ma a breve si inizieranno tutti gli sport. E a livello di maschi e femmini che cosa è? Più o meno è mista? O... Sì, è tutto misto. E lo sanno i maschietti che tu hai queste doti sì, calcistiche? Lo sanno, infatti tutti che vogliono affrontarmi, tra virgolette. Ah, ecco, però già. Tanto non hanno speranza. Va bene, ci fermiamo un attimo e poi parliamo di calcio giovanile tra poco. Eccoci tornati, seconda parte di Mondo Amaranto. Allora, questa sera abbiamo Stefano Saviotti che torna con noi e quest'anno tu sei l'allenatore dei giovanissimi B regionali, sì. Giusto? Ecco, si chiamano. Così, tra l'altro abbiamo fatto proprio la vostra partita contro il Livorno, se non sbaglio. Sì. Esattamente. Allora, raccontaci un po' di questo gruppo, che è un gruppo nuovo, mi dicevi, dopo sì, quella partita. Sì, sì. Sì, infatti è un gruppo nuovo, in quanto dell'anno scorso sono rimasti 19 ragazzi e basta. Si è aggiunto il portiere che era nel gruppo del 2004 l'anno scorso e altri 14 ragazzi nuovi, quest'anno si è voluto fare questo esperimento di fare due squadre. 2005, appunto, una gestita da me e una gestita da Mister Belei. Ci siamo divisi appunto i ragazzi in due gruppi del 17, è un gruppo buono in quanto non è un gruppo molto omogeneo, livelli simili, sono ragazzi che seguono e chiaramente rispetto all'anno scorso è un campionato più difficile in quanto vanno a affrontare squadre professionistiche e non provinciali, quindi anche l'organizzazione tattica tecnica delle squadre è maggiore, però non c'è meno lavoro forse da fare rispetto all'anno scorso, in quanto i ragazzi appunto hanno già fatto una stagione, alcuni di loro qua all'Arezzo, e quindi hanno già appreso alcune cose che intendiamo sviluppare con loro, insomma. Quindi in parte hanno alcuni esordienti dell'anno scorso, sì, quindi, esatto, quindi loro fanno questo percorso, quindi... Esatto, crescono da esordienti e ora fanno giovanissimi regionali per i prossimi tre anni. E quindi insomma, passando dai provinciali ai professionisti regionali, ecco, regionali con sì, squadre appunto di Bavis del Livorno, anche dal punto di vista si vedeva, no? Anche la già dal punto di vista fisico, prestanza, esatto, sì, atletica cambia, anche se loro, essendo una squadra professionista, già nel provinciale devono giocare contro avversari più grandi di un anno, quindi già quello a livello fisico. Sono godati, sono, insomma, sì, sono sì, già esatto, godati e abituati. Quindi il tuo lavoro come cambia, ecco, con questo salto? Insomma? Ma il mio non cambia molto, in quanto già l'anno scorso allenavo i 2004, appunto, sì, che facevano la stessa categoria, quindi ho cercato di mantenere le stesse linee guida dell'anno scorso. Forse l'anno scorso io ho lavorato un po' più a livello analitico sulle varie gestualità calcistiche e quest'anno tendo a lavorare più sul globale, appunto perché ho un gruppo di ragazzi che hanno già lavorato un anno qua e alcune gestualità non le devo riprendere, insomma. Ecco, la società cosa si aspetta, cioè che tipo di lavoro ti ha chiesto? La società, come penso tutte a livello del settore giovanile, chiede crescita, la crescita del ragazzo in sé, uno per uno. Essendo arrivati giovanissimi, devono anche incominciare a crescere come squadra. Quindi il risultato non importa più di tanto, anche se chiaramente vincere fa sempre piacere. Però appunto la cosa principale è lo sviluppo del ragazzo a 360 gradi, quindi a livello tecnico, tattico, psicologico e cognitivo. Questo. Ecco, a livello tecnico, quindi anche già predisporli a un certo tipo di scelte, anche a livello di che poi sono finalizzate poi a quello che sarà il gioco magari sì, più grande. Sì, il lavoro infatti principale è quello di trasmettere a loro più conoscenze nostre, fargli vedere più situazioni di gioco possibili in cui loro, attraverso il loro ragionamento, arrivino a individuare intanto la situazione e a svolgerla nel miglior modo possibile. Allora, andiamo a conoscerli, vieni pure su in piedi, ti chiami?
Tommaso. Tommaso, beh, preso il microfono, hai fatto benissimo, così è già sicuro. Allora, Tommaso, raccontaci un po' di te, nel senso l'anno scorso che facevi già parte dell'Arezzo. Io l'anno scorso sì. L'anno scorso sì. Eri sempre con lui come mister? No. No, ero con Giacomo Gorgoni. Ah, lei che ecco, ok. E quindi come ti trovi in questa nuova stagione? Bene. Abbiamo iniziato non tanto bene, ma ci dobbiamo rifare. Speriamo il meglio, il gruppo c'è. Sì, sì, dimmi. Speriamo domenica. Speriamo domenica. Noi abbiamo visto con Livorno che è una partita un po' difficile, no? Nonostante che c'è stato comunque un bel gol di Mazzi, che non ci abbiamo qui. Oggi no. Non ci abbiamo. Però bel pallonetto. E poi dopo c'è stata un'altra partita o non avete più giocato? No. Non avete più giocato? Riposo. Dove giocate con? Pistoiesi. A Pistoia. A Pistoia, quindi già una bella trasferta. E dove vai a scuola tu? Io a Busci. A Busci, sentivo un accento infatti sul valdarnese, quindi cioè, da Busci negli anni ad Arezzo quante volte? Tre volte alla settimana. Tre volte a settimana. Più la partita. Quindi insomma, sei sempre qui. Sì. Va bene, cosa ti aspetti quindi? Che ruolo fai più o meno? Io difensore. Difensore. Qualche volta centrocampista, ma di solito difensore. Difensore, va bene, grazie, bocca al lupo. Grazie. Allora adesso lo devi tenere anche tu, perché lui ha aperto questo corso. Allora, ti chiami? Luca. Luca, allora tu sei di? Marciano della Chiana. Ma quindi andiamo dal Valdarno alla Val di Chiana. Sì. Sì. Dici un po', ecco, tu eri in squadra con lui l'anno scorso? Sì, l'anno scorso ero sempre qua. Ok, quindi questo salto, ecco, in questo campionato professionisti, com'è stato? Sì, naturalmente ho notato la differenza perché il Livorno già era una squadra molto veloce e tattica e noi abbiamo cercato di reggere, diciamo, ci siamo anche riusciti, poi dopo è venuto fuori un po' la loro maggiore forza. Sì, diciamo. Disattenzione. Qualche disattenzione. Sì, individuale, sì. Ora speriamo bene per domenica che dobbiamo rifarci e speriamo. Ecco, voi fate quei tre tempi, no? Da 20 minuti, giusto? Sì, mi sembra di sì. Che poi ogni tempo ha un risultato, giusto? Sì. Quindi anche il calcolo poi del risultato finale, magari per chi non l'ha mai seguito, è un po' diverso da anche se qualche sito continua a riportare insomma tutti i gol, ma in realtà ogni tempo diciamo ha un risultato e quindi chi vince prende un punto e chi perde zero, chi pareggia uno, e quindi alla fine dei tre tempi si fa la somma dei gol. Che ruolo dei risultati, dei punti appunto, che ruolo giochi tu? Io gioco centrocampista centrale. Pensi sia quello il tuo ruolo? Sì, sinceramente sì. Sì. Bene, grazie. E grazie. Andiamo infine da? Alessandro. Alto, sei alto. Alessandro. Allora, sei di? Castiglion Fibocchi, stiamo girando un po' la provincia, questo per dire che si dice sempre che l'Arezzo non va a pescare, quindi abbiamo tre esempi, no, invece che di giocatori, insomma, di ragazzi che arrivano dalla provincia. Allora, ruolo? Anche, dimmi. Ce l'abbiamo anche da più lontano. Da dove? Addirittura da Chiusi. Da Chiusi, quindi siamo andati a prenderli a Siena. Poi c'è Siena. In che ruolo giochi? Centrocampista centrale. Allora, ci spiegava la mista di questi allenamenti in cui cerca di farvi capire le situazioni. Gli errori in partita. Quindi prima si analizza la partita. Sì. E poi si studia qualche movimento. Sì. Anche. Quindi... Ma per far girare la palla bene, che cosa fate? Sì, più che altro lavoriamo su quello che andremo a trovare la domenica. E quindi lavoriamo su tutti i gesti tecnici del calcio. Quindi impariamo più a girare palla, sia in tutte e tre le parti del campo, difesa, centrocampo e attacco. Lavoriamo molto sul centrocampo più che altro per girare palla. Quindi a te che cosa viene chiesto? In parte sei lì in mezzo davanti alla difesa. Girare palla. Che devi fare? Allora, l'importante è che anche se sbaglio
sempre andare a riprendere palla, perché comunque la mia è una posizione che è vero che dietro ci sono i difensori, però comunque devo recuperare. Poi i passaggi sono molto importanti e quelli mi hanno fatti molto forti, cioè devono arrivare, perché se vengono fatti piano, più o meno l'avversario, ora l'abbiamo trovato più in questo campionato che negli altri, arriva prima e noi dobbiamo arrivare prima e noi invece dobbiamo trovare prima. Bene, insomma, mi pare che sono dei buoni insegnamenti. Giustamente può capitare che perde una palla, però si sì. Cerca subito di inseguirla. Grazie mille, in bocca al lupo. Poi ci sarà modo che torneremo sicuramente a seguire. Quindi, insomma, sono ragazzi forti, dai. Sì, sono contento appunto del gruppo che mi è stato consegnato, in quanto, come dicevo prima, seguono, si cerca di fargli capire appunto il gioco del calcio. Non è facile, sia appunto vista l'età che ancora è giovane, visto che è il primo approccio al calcio professionista, però ce la mettiamo tutta e si cerca in un anno di dargli più nozioni possibili. Promettono bene, che dici? Penso sì. Li vedo, li sento convinti. Benissimo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo i campionati che hanno giocato, vedremo anche il filmato dei giovanissimi invece professionisti. Hanno fatto una bella vittoria, una bella squadra, 4-2 sul Ponte da Gabbi. Tra un attimo eccoci tornati. Allora, fermi l'under 17 e l'under 15, che riprenderanno con il Gubbio domenica prossima. Vediamo intanto la Berretti, un altro pareggio 0-0 in casa della Fermana. Berretti che ha disputato questa gara, gli Amaranto avrebbero avuto più occasioni per passare in vantaggio, ci dicono, frutto di una leggera prevalenza territoriale che però non è stata sfruttata. Ravenna Juventus Fano 1-1, Reggiana Siena 3-1, Viterbese Gubbio 2-1, a Teramo ha vinto il Sant'Arcangelo 3-0 e poi il Modena ha vinto 3-0 in casa della San Benedettese. Per questa classifica, dove in testa abbiamo Reggiana e Modena 12, Sant'Arcangelo 9, Siena 6, Gubbio, Fermana, Ravenna 5, Alma Juventus Fano e Arezzo 4, San Benedettese 3 con la Viterbese e il Teramo a quota 0. Ha giocato l'Under 16, che fin qui era capolista in questo mini campionato, c'è stata la sconfitta per 3-2, vediamo i risultati dal sito Campionando a Livorno. Racing Club batte Arezzo 3-2 con il doppio vantaggio della formazione del Fondi con Bianchi, una doppietta, poi ha segnato l'Arezzo con Anselmi, 3-1 di Quaglietta, 3-2 di Verdelli e questo è stato il finale. C'è stata anche l'espulsione nell'Arezzo di Mangani. In testa abbiamo la Paganese a 9 punti, poi l'Arezzo a 6, Pisa 5, Racing Club Fondi 4, Lecce 3, Monopoli e Lucchese 2, Casertana 1 e Sant'Arcangelo 0. Ma la partita che abbiamo seguito è stata quella dei giovanissimi B professionisti, che ha vinto per 4-2 sul Ponte da Gabbi. Vediamo un attimo i gol. Questa settimana seguiremo per la prima volta in questa stagione il campionato regionale giovanissimi con l'Arezzo che sfida il Ponte d'Era, formazione B, con l'Arezzo che nel primo turno ha perso in casa del Prato per 3-0, Ponte da Gabbi che invece ha pareggiato con il Siena nel primo turno. Si comincia, l'Arezzo che è in maglia bianca, queste le formazioni, cominciamo proprio dalla formazione Amaranto, che peraltro ha cambiato allenatore in settimana, ma ne parleremo tra poco. Con Billi in porta, Landozzi, Grazzi, Zelli, Scartoni, Sanarelli, Boncompagni, Artini, Maloku, Volpi e Bonavita. Andiamo a leggere anche la formazione del Ponte d'Era, seguiamo prima però questo attacco dell'Arezzo che prova subito di sfondamento con la conclusione e poi il gol sulla conclusione di Boncompagni. Bonavita porta subito in vantaggio l'Arezzo, sono passati 30 secondi soltanto, la giocata di Bonavita porta vuota sulla conclusione di Boncompagni, se l'è trovata solo davanti alla porta sguarnita Bonavita. E dunque il primo gol ufficiale dei giovanissimi in questo campionato, alla seconda giornata. L'Arezzo sblocca subito contro il Ponte d'Era. Ho fischiato su Pozzolini, batte Banti a cercare Saponara, attenzione, in chiusura Scartoni, Saponara, in mezzo c'è Bertoncini, Saponara prova a superare Scartoni, riesce a superarlo e c'è il pareggio. Bel gol da parte di Saponara,
che trova l'1-1 al 33esimo minuto, è riuscito a illudere Scartoni, poi si è avvicinato al primo palo e ha battuto Billi trovando la via del gol. Si sta sgolando l'allenatore Cioni perché c'è Boncompagni in posizione indisturbata, proprio la palla per Boncompagni, ribattuto, rimesso in mezzo il pallone e Sanarelli riporta in vantaggio l'Arezzo, il 2-1. Era lì appostato sul primo palo, sulla palla di ritorno, Sanarelli, Francesco Sanarelli, riporta in vantaggio l'Arezzo, 2-1. Cercato Saponara dal pallone lungo di Bertoncini, Sanarelli con un sombrero prova a saltare il giocatore del Pontedera, ancora un lancio per Boncompagni, affonde la carica Boncompagni, sta uscendo il portiere, prova il pallonetto Boncompagni e la palla in rete! Forse ha toccato Bonavita, forse no, ma è stata davvero una grandissima giocata di Boncompagni che si è inventata una grandissima azione, un grandissimo pallonetto. La palla forse si sarebbe infilata lo stesso. L'Arezzo va sul 3-1, davvero una strepitosa giocata questa di Boncompagni. Un colpo sotto con il portiere Frangioni in uscita e quindi 3-1 per l'Arezzo. Zischi, deviazione ancora di Raffa, ma Zischi insegue la palla, su di lui anche Pozzolini, ancora un corridoio buono questa volta per Brogi, la mette in mezzo Malocu, addosso e poi il gol, aveva tirato addosso a Boncompagni, la palla è tornata a Malocu che fa il 4-1 al 18esimo minuto. L'Arezzo dilaga, va in gol anche Malocu, primo tentativo era andato a finire proprio su Boncompagni, è ritornato il pallone su Malocu e la seconda volta ha trovato il gol che lo premia anche del gran movimento che ha fatto per tutta la partita. Dal dietro è arrivato Gori ad andare di testa, altro passaggio ancora di Colibazzi, poi alza Banti, sta scattando Taddei, Sanarelli interrompe, Saponara prova a scendere, la conclusione, gran gol di Saponara, si inventa un gol straordinario, la doppietta anche per lui, accorcia il Pontedera, Arezzo avanti 4-2 adesso, gran gol davvero di Saponara, segna la doppietta quest'oggi e poi diventano 3 i suoi gol in campionato con quello realizzato la prima giornata al Siena. Dunque brillante vittoria per i giovanissimi B, la prima di questo campionato. C'è stato il cambio di allenatore dopo che Passalacqua per motivi di lavoro ha dovuto lasciare, ci sarà Luca Cosignoli che oggi per impegni presi in precedenza non era qui, poi sarà lui ad allenare la squadra, che quest'oggi invece vedeva in panchina Dante Gioacchini. Allora, una bella vittoria per spirito di squadra e anche per le giocate che si sono viste. Sì, un buon impegno dei ragazzi, il nostro solito obiettivo è la prestazione e il fatto che i ragazzi devono sapere quello che devono fare, quindi l'obiettivo è sempre cercare di creare un ragazzo pensante e oggi si sono viste buone cose, ma ancora come sempre c'è tanto da lavorare. Cioè, quindi ampi margini di crescita? Sì, ci sono ampi margini, è un gruppo buono e devono crescere come i ragazzi di questa età perché gli mancano ancora diverse cose, siamo qua apposta per cercare di farli crescere. Oggi fin dall'inizio comunque si vedeva che volevano fare bene, no? Fin dai primissimi secondi. Sì, sono ragazzi che si comportano in allenamento bene, quello che ho potuto vedere io, oggi hanno fatto bene, erano un po' confusionari, poi piano piano si sono messi bene e hanno lavorato abbastanza bene. Ragazzi che un po' conosci tu? Una parte sì. Quindi già si vede effettivamente un certo tipo di lavoro. Sì, no. Già l'anno scorso erano cresciuti tanto, già dal girone d'andata al girone di ritorno hanno fatto un gran salto e ora continueranno su quella rotta, spero. Grazie a Stefano Saviotti, grazie ai tuoi ragazzi, grazie a Riccardo Buffetti, in bocca al lupo anche a Sara Brundo, vediamo di ritrovarci magari un po' di gol a fine, tra qualche mese, ci rivediamo il prossimo mercoledì, buonasera.